Buongiorno e bentrovati da parte di Simone Fiorelli e Live Sport Academy. Comincia Sassuolo Grifone Nettuno per la categoria 2011, trofeo memoria all'Emilio della Penna. Squadre che hanno raggiunto adesso il cerchio del centrocampo, noi siamo pronti per incominciare, buon divertimento. Si parte, prima conduzione Grifone Nettuno. C'è poi verticale per Guarraccino, qui alle prese con la pressione avversaria, guadagna rimessa. Batte il Sassuolo. Servito il pallone verso il cuore dell'area. Altro cross, Guarraccino tra tre maglie, non riesce a ritagliarsi lo spazio. Ripartenza Grifone Nettuno che può attaccare sulla corsia mancina. Buono quello spunto. Arriva anche la conclusione, la prima di gara sul fondo. 4 minuti e 10 sul cronometro, sempre 0-0 il punteggio fin qui. Non ci sono state azioni significative, giusto una conclusione da parte del Grifone Nettuno, una dalla distanza di Napoli. Qui è proprio di Napoli a provarci da posizione complicata, pallone che non finisce di molto largo. Lì, prova a lasciare lì per Garuti, pallone sporcato dal Grifone Nettuno, altra rimessa a Sassuolo, si resta sempre lì. Garuti propone il cross, attenzione perché arriva la deviazione decisiva in area di rigore. È 1-0 Sassuolo dopo 6 minuti, ha segnato il numero 8 Leonardo Fontana. Fischia l'arbitro, battuta la punizione, conclusione che trova i guanti di Morandi. Zanni. Fontana prova a mandare al centro e spinge la difesa, si resta ancora lì con il tiro da fuori di Correale, blocca il portiere. Calcio di punizione, batte il Grifone Nettuno, lunga la traccia, pallone che arriva tra le braccia del portiere con Longagnani, poi a scaricare a sinistra Guarraccino, non trova il controllo, la riconquista il Grifone Nettuno che deve lavorare la sfera dal basso. Poi attenzione qui perché ha recuperata Fontana che prova il destro centrale. Attenzione alla manovra. Poi il tiro da fuori, provato qui ad armare il destro Zanni. Conclusione sporcata, sarà corner. La gestione per vie interne, arriva un gran mischione in realtà alla ricerca della palla con Piccioli a muovere in qualche modo all'indietro, si resta praticamente tutti compatti a ridosso della linea mediana. E intanto arrivano anche i due fischi da parte del direttore di gara che dice che basta così. Il primo tempo si chiude 1-0 tra Sassuolo e Grifone Nettuno. Cominciato il secondo tempo, batte il Sassuolo, fin qui parziale che dà ragione ai ragazzi in maglia blu. Di Napoli, cross teso sul secondo palo, respinta, e poi pallone che non entra, Piccioli ad aver colpito la traversa, vicinissimo al raddoppio il Sassuolo. Esce ripartenza allora per il Sassuolo con Pecorini qui tentare la giocata per via interne, poi Zanni da sinistra, Catellani prova a passare ma non riesce, Di Napoli scarica per Piccioli in linea orizzontale, attenzione perché l'ha persa il Sassuolo, può partire in contropiede il Grifone Nettuno che adesso dentro l'area parte la conclusione, fuori. Batte il Sassuolo direttamente in porta con la deviazione del portiere. La mette fuori, qui si lamentano i giocatori del Sassuolo. Attenzione, Zanni con il destro. Seconda traversa non è finita e poi Garuti incrocia e trova la rete del raddoppio, è 2-0 Sassuolo quando sono 9 sul cronometro, ha segnato il 2 Garuti.
Calcio di punizione, batte il Sassuolo. Conclusione vicino all'incrocio. Altra chance con Pietro Paolo qui ad aver liberato il sinistro. Tiro di poco al lato. Pietro Paolo. Lungo sul secondo palo, colpo di testa di Piccioli. Terzo legno colpito dal Sassuolo. Poi pallone da Guarraccino. Garuti. Fontana. C'è la deviazione e ci sono anche i tre fischi del direttore di gara che dice che basta così. Sassuolo, Grifone, Nettuno termina sul risultato finale di 2-0.